La concentriamo questa mattina tutta sui mercati finanziari, perché naturalmente anche se andiamo, se andiamo incontro al Natale, quindi i volumi saranno un po' più ridotti, gli scambi un po' più ridotti appunto nel corso dei prossimi giorni, in realtà è previsto l'arrivo di tantissime notizie macroeconomiche che in realtà ancora daranno un po' l'assist al trend di mercato. Abbiamo intanto un'apertura questa mattina poco mossa per i listini continentali, con Londra sulla parità, Francoforte sulla parità, leggermente negativa Parigi che perde lo 0,23%, in questo momento leggermente positiva Milano sul FTSE MIB più 0,09%. Ma per aprire una finestra sui temi della settimana abbiamo interpellato anche questa volta il nostro Luca Di Scalzi, trader, analista finanziario di investire.biz, che salutiamo. Buongiorno e buon inizio settimana. Benvenuto. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Eccoci qua. Tutto pronto per le vacanze di Natale? I vostri terminali si chiuderanno, le vostre piattaforme si prenderanno un paio di giorni di pausa, oppure sarete sempre lì attenti a monitorare segnali? Noi non ci fermiamo mai, perché come il denaro che non dorme mai. Esatto. Esattamente, noi non ci fermiamo mai. È la settimana che ci apprestiamo a vivere, sembra tutt'altro che una settimana di festa, perché siamo in attesa, appunto, come ricordavi tu, di tanti dati macroeconomici. È appena uscito l'indice IFO sulla fiducia delle aziende in Germania, che è uscito molto positivo rispetto alle attese. 111 punti a dicembre, eccolo qua. Esatto, esattamente, cosa che doveva essere molto positiva per il cambio euro-dollaro, che con un dato così avrebbe dovuto salire, avrebbe dovuto segnare un rialzo. Invece è rimasto molto stabile, cosa che ci lascia pensare, appunto, che siamo in dirittura di arrivo verso la parità. Addirittura. Quindi, insomma, noi pensiamo di sì. Potrebbe noi essere sicuramente un tema da monitorare con molta attenzione nelle prime settimane del prossimo anno. Magari ci risentiremo di scacciati. Peraltro, di scacciati, a quanto pare, in una fase in cui di previsioni se ne fanno molte, ma se ne azzeccano poche, era stato uno di quelli qualche mese fa che aveva pronosticato questo forte rally del mercato americano, del mercato appunto azionario statunitense, che è confermato nonostante il freno di venerdì scorso, nonostante tutto il Dow Jones è riuscito a mettere a segno la sesta settimana consecutiva di rialzo ininterrotta. È un trend che peraltro è stato in maniera formidabile confermato e sostenuto anche dalla elezione di Donald Trump alla presidenza americana. Questo mercato americano continuerà a correre, visto che lei era stato così il mago felice di questa previsione di scacciati, prevede ancora che la tendenza... Se si ricorda, Deborah, l'avevo proprio detto ai vostri microfoni. Sì, diciamo che appunto sono stati superati dei livelli tecnici molto importanti. Se prendiamo i mercati americani siamo sui massimi storici di sempre. Nel caso invece dell'indice italiano non siamo ovviamente sui massimi storici, ma abbiamo superato dei livelli molto importanti, e qui a investire.biz ci attendiamo che il trend continui al rialzo. Ecco, tendenzialmente siamo positivi anche per il 2017. Per il Dow Jones c'è questa fase di alti e bassi. Ovviamente, ecco. Per il Dow Jones c'è questa trepidante attesa affinché l'indice, appunto questo paniere, tocchi i famosi 20.000 punti, un livello che non è mai stato storicamente toccato. Allora, rimaniamo per un attimo sul mercato americano, poi andiamo anche ai fatti italiani che sono molto importanti. Ovviamente riprende una settimana di passione per Monte dei Paschi, che intanto fa meno 9% in borsa. Oggi è iniziato l'aumento di capitale. Il Nasdaq, le chiedo qualche previsione anche sull'andamento dei titoli tecnologici americani, perché ci sono delle notizie che riguardano di nuovo Apple, visto che è stata messa in discussione la sua esterovestizione fiscale qualche tempo fa. Ecco. C'è Margaret Vestager, che appunto è la ex ministra dell'economia danese, ora commissaria alla Comunità Europea, che vuole assolutamente far pagare una multa di 14 miliardi di dollari a Apple, appunto per questa esterovestizione, come appunto hai giustamente detto tu. Chiaramente Apple non ci sta, anche l'Irlanda, appunto lo stato dove è incorporata
la Apple europea, non ci stanno e appunto perché in parole povere Apple deve restituire l'Irlanda fiscalmente queste tasse pagate da Apple nel suo territorio, diciamo, e quindi esatto. Chiaramente non è contenta, ovvio. Però giustamente Apple non ci sta perché in parole povere cosa dice? Io sono venuto in Irlanda, ho fatto un accordo, ho fatto un ruling e di conseguenza io sono a posto legalmente, quindi vedremo come andrà a finire. Potrebbe essere questo l'innesco di uno storno appunto sui mercati, proprio perché qualora Apple fosse forzata a pagare questa multa, appunto si potrebbe vedere uno storno, che però, ripeto, dal nostro punto di vista credo che sia un'ulteriore occasione d'acquisto, perché siamo rialzisti sui mercati nel medio e lungo termine. Andiamo a Monte dei Paschi di Scacciati. Allora, -9%, vabbè, quando c'è un aumento di capitale per qualunque società il mercato boccia sempre perché è una richiesta di soldi al mercato. Nel caso specifico diciamo che non è esattamente una novità quella di stamattina, perché era stato preannunciato da tempo, però adesso c'è proprio un conto alla rovescia molto delicato per questo gruppo. Non solo in corso l'aumento di capitale, ma è ancora in corso anche la conversione volontaria delle obbligazioni subordinate. Visto che lei è tanto bravo nelle previsioni, in questo caso che forse non è il caso di farne, perché il tema La situazione è molto complessa in questo caso, sicuramente la faranno da padroni i grossi investitori, i grossi player, che da questa mattina sono contattati da JP Morgan e Mediobanca. In particolare c'è il fondo del Qatar che dovrebbe investire addirittura 1 miliardo. Molto probabilmente tutti questi grossi investitori staranno un po' a vedere come andrà questa partita sui bond appunto subordinati, perché ricordiamo che ci sono parecchi miliardi in gioco, dato che appunto i piccoli investitori dovranno decidere se per l'ennesima volta tentare di salvare la banca oppure mantenere i propri bond subordinati, che sappiamo avere un rendimento maggiore proprio perché incorporano un rischio maggiore. Quindi nel caso in cui venisse poi la banca salvata da un intervento statale, chiaramente questi investitori, piccoli risparmiatori, vedrebbero andare in fumo comunque i loro investimenti. Quindi è una situazione davvero molto complessa. Personalmente non me la sento in questo caso di fare una previsione su come andranno le cose, perché è davvero molto difficile in questo caso capire qual è il sentiment dei piccoli risparmiatori. Certo. Allora, lasciando i casi di Piazza Affari, Vivendi e Mediaset, intanto naturalmente sempre sotto i riflettori, Mediaset stamattina torna a guadagnare 2,5 punti. In 30 secondi i 3 appuntamenti macroeconomici più importanti della settimana da considerare. Di Scacciati poi la salutiamo. Ma veramente 30 secondi. Mercoledì abbiamo le vendite delle abitazioni esistenti negli Stati Uniti e nel pomeriggio le scorte di petrolio, dato molto importante, attesissimo, dato che è appena ci sono appena stati gli accordi dell'OPEC riguardo al petrolio. Poi giovedì abbiamo il PIL trimestrale annuale in Inghilterra e nel pomeriggio il PIL trimestrale negli Stati Uniti. Venerdì, ultimo dato importantissimo, la vendita negli Stati Uniti delle nuove abitazioni, che è un dato davvero importante per i mercati finanziari, perché si vede quello che è il sentiment appunto sul futuro delle famiglie, quindi è un dato davvero importante per i mercati. Terremo tutto sotto osservazione. Grazie a Luca Di Scacciati, investire.biz, il traffico, torniamo tra pochissimo.